ho finito Netflix. Ok, dobbiamo stare a casa e non uscire se non abbiamo motivi di lavoro o di salute che ci impongono di uscire per forza. Le discoteche sono chiuse da settimane, quindi io non ho motivo di uscire, mi sono chiuso in casa. Però c'è un problema, stando a casa non posso fare delle cose che quando potevo uscire avrei potuto fare. Ma quando potevo uscire non le facevo mai. Adesso che sono a casa mi è venuta voglia di farle, cioè incredibile. Poi io penso di avere il record di iscrizioni in palestra. Finiva sempre così, mi iscrivevo e alla fine non ci andavo mai. Adesso che non posso andarci, per forza, perché bisogna stare a casa, perché sono chiuse eccetera eccetera, mi è venuta voglia di andare in palestra. Perché deve essere sempre così? Essere privati di una cosa per riuscire ad apprezzarla. È incredibile. Però c'è una soluzione. Ho scoperto di avere un'app sull'iPhone che serve per fare la palestra da casa, ovviamente non come potrebbe essere la vera palestra, e in questa applicazione sto anche pagando l'abbonamento come fosse una palestra. Quindi io è anni che ho questa applicazione, continuo a pagare l'abbonamento. Quindi ho preso la decisione, in questi giorni che devo stare a casa, perché mi sono imposto di stare a casa se non serve assolutamente uscire per andare a fare la spesa, ma di solito non riesco quasi mai per fare la spesa, proverò a fare tutte quelle cose che si possono fare da casa. Inizio oggi con la palestra, proprio con la palestra. E poi ho deciso di fare un video al giorno così da casa. Se volete scrivete nei commenti qualsiasi cosa da fare a casa: guardare Netflix, Prime Video, Sky, giocare alla Play, e soprattutto voglio consigli sulle serie da guardare, perché penso di aver finito Netflix. Ho finito Netflix. Un'altra cosa che potrei fare è imparare a cucinare. Qualcosa so fare, tipo la pasta, la bistecca, ok, però qualcosa di più complesso lo potrei imparare. Questo era il giorno 1. Provo a fare qualche esercizio con l'app, sto pagando l'abbonamento. Ci vediamo domani.